Radio Radicale, siamo con Francesco D'Amato, uno dei giornalisti più esperti e intelligenti del panorama Ma politico più italiano, vecchio, e più vecchio. anche perché ha più esperienza, non perché è vecchio, perché ti trovo sempre in forma, per Più anziano. parlare con lui degli assetti politici del nuovo governo che verrà. Allora, l'attenzione di molti osservatori si è concentrata soprattutto sulla Lega e su Salvini, che intenderebbe, secondo molti osservatori, creare il massimo dei problemi a Giorgia Meloni. In realtà, come stanno le cose? Ci pensa Salvini oppure ci pensa Berlusconi? Oppure si trovano tutti e due nella stessa posizione di alleati col complesso di inferiorità che hanno ottenuto con pesi diversi un risultato non all'altezza. Salvini con qualche diciamo, soddisfazione in più perché il numero dei parlamentari è superiore a quello di Forza Italia. Allora, Giorgia Meloni da chi si deve guardare? Secondo me si deve guardare più da Berlusconi che da Salvini, perché se, posso sbagliare, ma secondo me chi ha maggiori difficoltà a digerire questo passaggio è Berlusconi, che si è ritagliato per sé la funzione di regista che significa tutto e niente, Lui è un garante. garante sul piano internazionale come esponente del Partito Popolare Europeo, tutte cose belle, eccetera. Però io giudico i fatti minuti. Ieri, nella rassegna stampa della Camera, mi è caduto lo sguardo su un'intervista di Biccichè all'edizione palermitana di Repubblica. Biccichè è stato eletto sia alla regione Sicilia, dove è il presidente uscente del Consiglio regionale, e sia al Senato, dove ambisce, se opta per il Senato, a fare il capogruppo, l'ha detto nell'intervista, il capogruppo di Forza Italia al Senato. Ora, Micichè, che non è uno sprovveduto, un uomo cresciuto dall'azienda di Berlusconi, è uno che in Sicilia ha sempre fatto quello che ha voluto, Berlusconi l'ha autorizzato a fare, disfare partiti, liste, Sì, ha avuto una certa libertà, insomma, credo che sia anche uscito da Forza Italia per un periodo. ha fatto fuori Musumeci, la Meloni ha dovuto subire questa storia di Musumeci, portarla solo a Roma, al Senato. Comunque lui ha detto testualmente che ormai questo sistema maggioritario, e io posso anche concordare con lui perché il sistema proporzionale è stato demonizzato oltre ogni misura lecita, addirittura era il sistema che produceva il debito pubblico, tutte cose incredibili, un sistema che corrompeva il voto di preferenza. Io non mi sono mai venduto un voto di preferenza in vita mia. Cioè, ha detto che il sistema maggioritario è per paesi maturi. Noi, non essendo maturi, italiani, perché litighiamo, ci dividiamo, giochiamo con i partiti come con i birilli, eccetera, dobbiamo tornare al proporzionale. E poi, con la cosa più naturale di questo mondo, l'anno prossimo, 2023, si tornerà al proporzionale e si voterà. Cioè, la Meloni farà il capodanno da Presidente del Consiglio, una sola conferenza stampa e poi si va a votare. Ma che significa? Ecco, è una cosa insolita, cioè detta da lì, da un esponente di un partito. Sono esterrefatto, siccome vedo che Berlusconi, secondo me, tutto aveva previsto nella costruzione del centrodestra, fuorché l'epilogo della destra che capeggiava la cosa. Lui aveva stabilito un rapporto preferenziale con Salvini, con la Lega, gestito da questa Ronzulli, eccetera, che poi ha litigato con questo, con la Gerbini. Sappiamo tutti Certo. com'è andata la storia. E Berlusconi è quello più spiazzato dall'avanzata della Meloni. È lì ancora stordito, secondo me. Io poi ci ho lavorato, penso di conoscerlo anche un po' psicologicamente. Certo, non può dare le escandescenze, cerca di adeguarsi, ma questo passaggio per lui è scomodissimo.
è il primo a non credere che la Meloni possa o debba durare più di tanto, secondo me è lui. Quindi la Meloni, se si deve guardare da qualcuno, si deve guardare dagli alleati e soprattutto, da Berlusconi. Allora, però prima di verificare questo dobbiamo capire che fa Miccichè. Allora, se Miccichè viene qui al Senato, io devo, devo dare un significato alla sua scelta rispetto a quello che accadrà. Se decide invece di restare all'Ars? Se decide di restare lì, non credo che Schifani, Presidente della Regione, lo voglia a Palermo, così ad occhio e croce, perché è un po' ingombrante Miccichè, capito? Quindi io penso che Miccichè venga più facilmente a Roma che rimanga, a Palermo. E a Roma dovremmo ballare questa danza. Secondo te lui ha la, diciamo, la capacità di poter determinare qualche scossone politico, considerando anche la maggioranza al Senato? L'uomo è pieno di fantasie. Devo dirti che nel 1992, quando ci fu il trapasso, Berlusconi era indeciso se entrare in politica, io su invito di Berlusconi feci un corso di aggiornamento politico del personale di Publi Italia in una località della Svizzera, ospiti di De Nutri. E Miccichè, che era un funzionario di Publi Italia, era uno dei più movimentisti, era uno dei più vivaci a seguire questi corsi di aggiornamento, saper leggere i giornali, vedere tra le righe. Quindi è un ragazzo, non si può più dire ormai, perché è un, uomo, se li porta bene. Un uomo di fantasia, un uomo pieno di inventiva, di temperamento, quindi e non è uno sprovveduto. Certo. Quindi è l'uomo del 61-0, certo. Capito? Certo. Tu non ti preoccuperesti di Salvini? Cioè non lo consideri? No, perché Salvini è indebolito di sé, perché Salvini è precipitato da 34. Salvini è debole nel partito, quindi lui non si può permettere più di tanto, perché lui è lì. È quasi commissariato, secondo me, Salvini. Quindi già detto, voglio l'interno, però se Napolitano mi dice di no, io accetto. Quindi non esiste problema. Cioè, si chiede tanto per avere poco. Sì, si fa per dire, perché insomma, il Ministero delle Infrastrutture non è poco. Non è Salvini il problema della Meloni. Per me non è Salvini. Il problema della Meloni è Berlusconi. Okay. Va bene. Allora, grazie per aver sottolineato questo aspetto. Vedremo poi se in qualche modo i fatti, anche leggendo quello che ha detto Miccichè all'edizione palermitana, una previsione, okay. Nel 2023 avremo il proporzionale e si rivoterà. Quindi se non è Nostradamus, vediamo. Va bene. Capisci? Va bene, allora grazie come sempre a Francesco D'Amato.